queste disfunzioni che io vorrei definire sono di ambito miofasciale. Quindi ringrazio per avermi invitato e cedo la parola di nuovo al dottor Enrico Maria. Enrico Maria. Sì, grazie prof, grazie delle belle parole e soprattutto di quelle ricche di contenuto. Spero che lei si trattenga ancora con noi in modo tale da poter anche poter dare delle risposte a chi voglia farle delle domande. Adesso lascerei la parola a Filippo Caiazzo. Saluto il professore Saggini. Prof, se lei rimane mi fa un immenso piacere. Se Sì. vuole rientrare, quando vuole, basta che me lo dice, la faccio rientrare, sono a sua disposizione. Grazie, Professore grazie. Caiazzo, Filippo, allora. Buonasera a tutti, grazie professor Saggini. Anche io saluto Luigi Stecco perché effettivamente, ahimè, con le anni, poco a poco ci trasformiamo in leggenda, e soprattutto quando abbiamo formato tante persone che hanno tendenza a metterci su un piedistale. Infatti, credo che tutto nasce dalla passione, Luigi, e Sì. che effettivamente questa passione ti porta un po' di più. Prima del webinar stavamo parlando della fascia che molti dagli anni 80 e 90 dicevano la fascia. No, la fascia. Tu, ti dico del tu perché più o meno fai parte di questa generazione dove troviamo delle persone come Paoletti, che è un fisioterapista, non dimenticare, ma anche osteopata, e possiamo dire che osteopatia e fisioterapia navigano su dei binari paralleli. Lo che interessa a uno interessa all'altro, con loro specificità. La settimana scorsa abbiamo parlato di fascioterapia, abbiamo parlato come la fascia è molto importante e abbiamo visto in profondità anche tutti i lavori che ci sono in questo campo. Quando pensiamo che negli anni 90 non c'era niente, penso che c'erano le tue ricerche, Luigi, e poi i lavori di Paoletti. Poi dopo sono arrivati Meyer, Pilate. In Italia Tozzi, fisioterapista osteopata, in Austria e Germania Schlepp, Chaitot in Grande Bretagna, che lui è un osteopata ma anche fisioterapista di formazione. E dunque vediamo come questo complesso che io chiamo neuro-osteomiofasciale, perché non dimenticare l'importanza del sistema nervoso e neurologico. E infatti è un'unità tra il sistema nervoso, sistema osteologico, ma muscolare e fasciale. Infatti è un'unità che lavora in globalità attraverso questa forma, questa informazione che crea la forma, è là che l'operatore attraverso uno strumento che sono le mani, e attraverso esercizi arriva a modificare, aiutare questa forma attraverso l'informazione. Questa fascia adesso diciamo che la vediamo a tutte le salsi. Ci siamo passati da niente, adesso magari siamo sul troppo, ma lo vediamo anche nel campo della posturologia, ma credo che un fenomeno naturale prima di ritrovare, diciamo, qualcosa che esce dalla moda, che va al di là dei modelli, per ritrovare qualcosa di normale. In Italia ci sono anche le persone come Bruno Bordoni che fanno molta ricerca sulla fascia e che portano effettivamente qualcosa in più. È ovvio che non possiamo essere d'accordo con tutti, ma possiamo ringraziare tutte queste persone che lo fanno con passione e che portano degli elementi interessanti. Per esempio, Bordoni insiste molto attualmente sul ruolo dei liquidi. E questo no, so che Luigi Stecco lo diceva già parecchio tempo, che non possiamo non considerare la struttura umana come una struttura fluidica. Siamo fatti in media del 70% dei liquidi, il nostro cervello del 90%. E dunque abbiamo un campo di esplorazione
un campo di esplorazione molto interessante, molto vasto, dove non dobbiamo perdere le pedali, diciamo in Francia. Dobbiamo rimanere le piedi sulla terra, la terra. Ma non voglio essere troppo pesante, troppo lungo, perché oggi diciamo che la persona che è molto importante è Luigi Secco, soprattutto attraverso una metodologia. Io ho avuto il piacere di leggere già il tuo articolo che tu hai scritto sul libro Chateau, e credo che parti di questo, ma che hai portato qualcosa in più. Credo che tuo figlio Antonio che l'aveva scritto con un gruppo. Sì. E l'avevo trovato molto interessante, perché conoscendoti attraverso Malapese, eccetera, non conoscevo benissimo la tua metodologia. E leggendo questo articolo, questo capitolo, l'ho trovato molto interessante, perché andiamo sul particolare attraverso questi blocchi, diciamo, questi livelli, ma andiamo anche sulla globalità. E questa è la parola chiave, non dobbiamo mai perdere la visione globale. E da questa globalità nascono delle grandi competenze. E come non possiamo essere onnicompetenti, è ovvio che dobbiamo collaborare. E là nasce la parola collaborazione e lavoro d'equipe. E credo che è molto importante. Non c'è un metodo superiore, ci sono delle metodologie che si adattano ai nostri pazienti, ma anche agli operatori. Perché io, per esempio, sono innamorato dell'osteopatia, ma so che un fisioterapista, come ex fisioterapista, può arrivare ai stessi risultati attraverso altre strade. Dunque abbiamo diverse strade. È molto interessante esplorare queste strade. E dunque, Luigi, ti lascio la parola e grazie per l'invito a Enrico Maria Mattia e a Marco Bonifacio. Grazie a te, Filippo. Adesso diamo la parola a Marco, vuoi dire qualcosa? Perché poi noi ci eclissiamo e diamo la parola al professore. Ma volevo semplicemente salutare i qui presenti, ed è un onore veramente stare con i padri della riabilitazione italiana, veramente un grande onore, e poi salutare tutti quelli che ci stanno sentendo, perché sono sicuro che sarà un intervento veramente molto molto interessante per tutti. Quindi anche io lascio la parola al professor Stecco. Ok, allora professore, buonasera, le lascio la parola. E tu, tolgo un attimo il microfono a tutti, ragazzi, così fa... Ok, io ringrazio tutti gli organizzatori per queste anche presentazioni buone, belle, e ringrazio anche chi ci segue, perché in questo modo possiamo divulgare delle conoscenze che io ho visto molto utili per i pazienti. E adesso comincio con la presentazione che riguarda la manipolazione fasciale applicata alla lombalgia. Ho scelto la lombalgia proprio perché è una delle patologie più comuni e sulla quale la manipolazione fasciale può fare molto. Intanto vediamo che cos'è la fascia. Ecco, perché è sulla fascia che noi lavoriamo, e quindi il lavoro della manipolazione ha lo scopo di riportare nella fascia quell'elasticità che ha perso con il sovrauso, con i traumi, con una serie anche di dismetabolismi che l'hanno portata, essendo plastica, all'indurimento, alla densificazione. Per fortuna la fascia può essere anche manipolata, cioè è malleabile, cioè può passare dalla densificazione alla fluidità tramite il calore e l'attrito. E questo lo vedremo nel corso di questo incontro. Vediamo prima quali sono queste fasce. Dunque abbiamo una fascia superficiale,
chiamata anche ipoderma o panicolo adiposo. Abbiamo la fascia profonda, che può essere più o meno aponevrotica o fascia muscolare ed epimisiale. E poi abbiamo la fascia interna, che si divide in parietale e viscerale. Vediamo brevemente due immagini per fasce. Qui abbiamo la fascia superficiale dell'addome o fascia di scarpa, che come vedete è subito sotto la cute. Togliendo la cute troviamo il pannicolo adiposo, poi la fascia superficiale, questa membrana che in questa immagine istologica vedete è formata da questa lamina elastica. Sovrastante troviamo il retinacolo cutis superficiale, sotto il retinacolo cutis profondo, che si aggancia sulla fascia profonda. Sopra abbiamo il derma e poi l'epidermide. Quindi questa è, chiamiamola fascia, per brevità, fascia superficiale, tutto questo tessuto. La fascia interna è, in questo caso abbiamo preso come modello il peritoneo, abbiamo un peritoneo che è aderente alla parete del tronco e che poi si continua con il peritoneo viscerale, che è aderente invece ai visceri. Questa connessione del peritoneo parietale ci permette di agire anche sulle disfunzioni interne tramite questa loro continuità. Vediamo adesso la fascia profonda, la fascia muscolare, che anche qui abbiamo la fascia, una dissezione della fascia toracolombare. Qui abbiamo il gran dorsale, la fascia epimisiale del gran dorsale che si continua sopra alla ponevrosi del gran dorsale, che forma anche un tutt'uno con la fascia ponevrotica toracolombare. Qui invece abbiamo un'altra dissezione dove vediamo il bicipite brachiale con la sua fascia epimisiale e è stata tolta, sezionata la fascia aponevrotica brachiale e spostata di lato per mostrare il bicipite con la sua fascia epimisiale. Qui vediamo come questa fascia che abbiamo appena visto del bicipite forma un tutt'uno, come una forma di guanto in tutto il braccio. Noi abbiamo visto che all'esterno è come una seconda pelle la fascia profonda, la fascia ponevrotica, ma in realtà all'interno questa fascia forma dei setti, il setto mediale, il setto laterale, forma delle logge ai muscoli ipsodirezionali. E abbiamo visto che all'interno questa fascia forma una sequenza, una continuità fra i muscoli di antepulsione dell'omero, della spalla, l'antepulsione o flessione del gomito e del carpo e delle dita. Come pure posteriormente abbiamo una continuità della sequenza miofasciale di retropulsione, cioè che porta indietro l'omero, il cubito, il carpo e le dita. Quindi abbiamo una continuità operata da questa sequenza miofasciale. Date queste premesse base, entriamo nel merito specifico della lombalgia. Qui noi vediamo che 2 anni fa sono stati pubblicati 3 articoli sulla rivista The Lancet, i quali hanno sottolineato il fatto che negli ultimi anni la lombalgia è aumentata moltissimo, quindi è diventata la principale causa di disabilità in tutto il mondo. E quello che è più importante è che si è sottolineato un po' l'inefficacia o l'inappropriatezza dell'uso dell'imaging, cioè le varie indagini che si è soliti fare non aiuta molto nella cura della lombalgia.
hanno dato un po' più importanza ai trattamenti non farmacologici. Poi hanno visto soprattutto che non è possibile identificare una specifica causa nocicettiva per la lombalgia. E scusate l'orgoglio, ma noi siamo convinti che la lombalgia debba molto della sua origine nella fascia, che adesso andiamo a spiegare come. Qui ho riportato la copertina di un libro pubblicato nel 2005 da Tiziana Nava, dove un capitolo ci è stato riservato per esporre proprio la manipolazione fasciale per le lombalgie. E io all'interno del libro ho riportato queste immagini per far capire la differenza fra come lavora Travel e Simons sui trigger point, come che lavora il MEN con la manipolazione vertebrale e come lavora la manipolazione. L'idea di Travel e Simons era quella del circuito riflesso interno endomidollare. Qui invece il MEN sostiene più il conflitto articolare con irritazione di alcune terminazioni nervose o anche dei nervi stessi. E noi invece abbiamo visto nella fascia l'elemento che, se non coordina i muscoli qui paravertebrali, questi tirano fuori asse l'ingranaggio sacroiliaco, determinando un dolore locale. Quindi non è un dolore proiettato, ma è un dolore determinato dall'attrito del conflitto fra il sacro, l'ilio, e quindi uno stiramento anomalo dei legamenti sacroiliaci. Vediamo adesso nei particolari come questi muscoli, queste sequenze miofasciali siano all'origine poi di questo conflitto e di questa lombalgia. Allora vediamo che i paravertebrali vanno e si inseriscono a livello sacrale, poi sulla schiena, la schiena è mossa anche dall'ilio costale. L'ilio costale è il quadrato dei lombi che attuano soprattutto la lateroflessione della schiena e interviene anche nella schiena la rotazione attuata in particolare dai muscoli obliqui e dal gluteo nel bacino. Quindi se queste forze lavorano in sincronia destra-sinistra, in senso prossimale o distale, l'armonia è presente e quindi non c'è conflitto, non c'è dolore a livello del fondo schiena. Ma se o la postura o l'uso o il traumi o altri fattori determinano uno squilibrio fra queste forze e si creano compensi vari, allora durante il movimento o soprattutto durante la modifica del movimento nel passaggio da seduto a alzarsi eccetera, si verifica un conflitto, un ritardo nel movimento con conseguente dolore a livello dell'articolazione sacroiliaca soprattutto, ma può essere anche in altri distretti collegati allo stiramento anomalo delle fasce stesse. Fasce che sono ricamente innervate e che, se non sono tirate nella giusta maniera, vengono a determinare il dolore. Quindi il compito dell'operatore in presenza di una lombalgia deve soprattutto cercare di individuare la sequenza che è responsabile di questa scoordinazione, che non è detto che siano solo a livello lombare, possono essere a livello anche dorsale, può essere a livello gluteo. Quindi il campo di investigazione è molto ampio e quindi dobbiamo delimitarlo. Ecco quindi l'importanza della cartella. La manipolazione fasciale dà molta importanza alla cartella perché aiuta a far chiarezza su una complessità come abbiamo appena visto.
E la cartella, la manipolazione procede per, secondo il metodo scientifico, cioè dalla raccolta dati passa a formulare un'ipotesi e poi verifica se questa ipotesi è coerente, e questa verifica la fa attraverso il movimento e attraverso la verifica palpatoria. Se queste verifiche confermano l'ipotesi, si passa al trattamento. Il trattamento, che è un po' l'ultima parte e la meno quasi importante, perché se noi andiamo veramente a colpire la causa, risolviamo anche in una seduta il dolore di schiena. Ma se non risaliamo alla vera responsabile del problema, il risultato sarà un po' deludente. Vediamo allora come si raccolgono i dati per la lombalgia, ma anche per tutti gli altri disturbi, soprattutto dell'apparato locomotore, adesso stiamo parlando, e quindi per il trattamento della fascia muscolare, non della fascia interna e neanche di quella superficiale. Per la quindi fascia profonda e per la lombalgia, noi cominciamo a chiedere al paziente il suo dolore e lui dirà: io ho male alla schiena, ho male magari il fianco destro e io ho male da un anno. Più o meno, magari anche vi dice, e poi sì, mi fa male girarmi a letto, mi fa male se devo fare la retromarcia, mi viene una fitta al fianco. Ok, già questo è un indizio, però noi non ci fidiamo di quello che dice il paziente, perché quello è l'ultimo, molto spesso, anello di una catena di compensi, compensi che magari hanno la loro lontana origine in una vecchia frattura. Adesso andiamo agli estremi, parlando di 18 anni, magari sono solo un anno, può essere anche qualche mese, ma insomma dobbiamo risalire, insistere con il paziente, anche se lui non ci dà importanza, ma se lui ha avuto anche una frattura 18 anni prima al piede, e se quella frattura è guarita spontaneamente, cioè con un gesto di un mese, e poi non ha più avuto niente, ha ripreso subito a camminare senza tanti problemi, facilmente non c'entra niente, quindi neanche la riporto quasi nella cartella. Ma se mi dice: ma io ho avuto una frattura al piede, ma per ben un anno sono andato avanti zoppicando per il dolore che mi era rimasto su quel piede, si era sviluppata per esempio un'algodistrofia e via discorrendo. Quindi quella frattura può avere progressivamente alterato la meccanica del ginocchio, e quindi ecco che dopo qualche anno ho cominciato ad avere male un ginocchio, e come spesso dicono: ma avevo fatto una distorsione. Ma la distorsione è stata solo magari determinata da una scoordinazione già presente, e magari dice anche: ho avuto in contemporanea delle cefalee, mi ha cominciato a venire delle cefalee. Quindi il corpo, ormai da vari anni, non trovando più compensi nella parte bassa del corpo, ha compensato la retrazione fasciale su fino alla testa, e quindi ecco che in contemporanea si è sviluppata lungo tutta la catena dei muscoli e la sequenza di retropulsione della schiena, quindi tutta la rachialgia, quindi il dolore si è manifestato in tutta la parte posteriore del corpo. E quindi questo per noi è importante nel capire dove mettere le mani, dove creare la palpazione, dove fare la verifica motoria. Gli altri indagini strumentali non le prendiamo molto in considerazione, perché in effetti le lombalgie le soffrono anche persone giovani che vengono con risonanze, con TAC, con radiografie normali, dove non c'è nemmeno il segno dell'artrosi e non c'è nemmeno l'ernia del disco, quindi non è supportata da nessun imaging questa lombalgia. Poi vediamo invece che facendoli fare dei movimenti si scatena un bel dolore. Per esempio, noi invitiamo il paziente ad attuare dei movimenti nei tre piani dello spazio.
e quello già ci dice qual è la sequenza miofasciale che è più responsabile di quel conflitto che si manifesta a livello dei lombi. E quindi, facendo magari la retrocursione, vediamo che si accentua il dolore a livello sacrale. Ora, qui diventa la parte più difficile, perché sì, non c'è un movimento puro nel nostro corpo, perché anche durante la retrocursione c'è sempre una piccola componente rotatoria, c'è sempre un'altra componente di lateroflessione, quindi l'esame motorio ci serve soprattutto per verificare se subito dopo il trattamento abbiamo una modifica nella escursione articolare e nel movimento. Però non ci dice quale punto potrebbe essere veramente responsabile. Solo la palpazione può trovare fra questi punti, ma questi sono solo alcuni, fra questi punti qual è quello più densificato, quello più rigido, quello che magari proietta il dolore. Quindi sono tutti trigger point questi, sono tutti punti dell'agopuntura, però visti e analizzati secondo le direzioni motorie, secondo le sequenze miofasciali, evidenziati e studiati anche dal punto di vista anatomico, ma anche fisiologico, cioè secondo il movimento. Ora, la palpazione è quindi ho detto la parte più difficile, perché come vedete sono molti i punti e soprattutto all'inizio un po' difficili da individuarli subito e di sentire subito la differenza che esiste per esempio fra questo punto e magari questo. Sono tutti lungo la sequenza di retropulsione, ma magari non sono tutti e due bilaterali, ma ce n'è uno più denso qui, uno più denso di là. Quindi la palpazione è quella che definisce il campo d'azione, non è che dopo li trattiamo tutti. Dobbiamo scegliere i punti lungo una specifica sequenza, o tutti questi degli erectospine, o questi dell'ilio costale, o questi degli obliqui. Quindi deve esserci una logica in quello che si attua. Il trattamento. Il trattamento non presenta una grande difficoltà, perché se si è individuato bene il punto, non serve molta pressione, anche se qui usiamo il gomito, perché a livello della schiena abbiamo una buona massa muscolare, ma possiamo usare anche la nocca in una persona giovane o in una ragazza, eccetera. Quindi non è detto che la pressione sia in sé dolorosa, perché una delle leggi fondamentali della manipolazione fasciale è quella di usare una pressione che su un corpo sano non fa male, cioè è la pressione minima necessaria per oltrepassare la fascia superficiale, come abbiamo visto prima, e per raggiungere con l'olecrano, in questo caso con il gomito, la fascia profonda. Quando si sente la rugosità, si comincia a spostare leggermente il gomito, chiedendo al paziente se sente pungere, se sente irradiare il dolore verso il sacro, e questa simbiosi con il paziente aiuta a attuare il miglior trattamento, a essere più precisi sul punto densificato. Sappiamo che più noi riduciamo il punto e più è preciso l'attrito sulla parte rigida, rugosa, prima sviluppiamo calore, prima modifichiamo la consistenza della fascia, perché vedremo fra poco che la fascia è modificabile. Finito il trattamento, vediamo il risultato. Il risultato, se noi abbiamo lavorato sull'intra o l'extra lombi giusto, che era responsabile, il paziente adesso fa il movimento di torsione senza dolore e molto più ampio di prima. Il paziente come minimo deve dire: ma un 50% del mio dolore è sparito, ma a volte va via anche di più, si arriva all'80-90%.
c'è la possibilità che non sparisca dal tutto. Perché? Perché nell'articolazione sacroiliaca, soprattutto in presenza di una lombalgia acuta, si crea una certa infiammazione, e questa infiammazione determina quindi un dolore anche dopo aver allentato lo spasmo muscolare, dopo aver normalizzato la tensione della fascia. Quindi può essere che anche dopo il trattamento il paziente dice: ma sento ancora un po' giù nel sacro, ancora un po'. Però se il movimento è molto meglio e se il dolore è molto diminuito, vuol dire che il trattamento è stato ben fatto e il risultato conferma l'ipotesi. Quindi che cosa ha modificato il trattamento e la manipolazione? Vediamo qui in questo libro appunto che ho pubblicato con la Marrapese di Roma, che all'inizio chiamavo manipolazione neuroconnettivale, non fasciale, perché inizialmente lavoravo a segmenti, non vedevo la complessità e la globalità della fascia. Lavoravo sempre la fascia, ma però come un tessuto connettivo da modificare soprattutto il liquido interstiziale o la fascia o la sostanza fondamentale, che imbrigliava lo scorrimento fra le fibre collagene e le fibre elastiche, quindi impedendo alla fascia di assecondare il movimento, e quindi determinava il conflitto articolare. Quindi nella prima visione così ero molto segmentario, non lavoravo sulla parte dolente, quindi sul ginocchio, sulla schiena, sulla fondoschiena, ma lavoravo però con l'intento di liberare le terminazioni nervose all'interno della fascia. Poi mi sono reso conto che più che un lavoro segmentario bisognava vedere la globalità del corpo, quindi la diffusione della fascia in tutto il corpo. Ed ecco quindi che abbiamo modificato da manipolazione neuroconnettivale in manipolazione fasciale. Quindi con la manipolazione fasciale noi non ci limitiamo come prima. Inizialmente io avrei fatto lombalgia solo retrolombi per il fondoschiena o latero, ma solo a livello del segmento. Poi abbiamo capito che non poteva essere sufficiente questo, perché se questo dolore era stato determinato dal dolore al ginocchio e dal problema al piede, se io non facevo anche un po' il ginocchio, dopo un mese o anche dopo 15 giorni il paziente tornava magari con dolore al ginocchio o con nuovo dolore alla schiena, perché non avevo creato all'interno del corpo quella armonia tensionale di tutta la fascia. Ora, quanto si deve premere? Abbiamo detto il minimo necessario per arrivare alla fascia profonda in questo caso. E per quanto tempo? E anche qui dipende un po' dalla cronicità, perché un dolore molto cronico ti porta via anche 5 minuti. Un dolore acuto, recente, in un minuto può anche fluidificarsi. Poi in un giovane e in un anziano è più malleabile la fascia, in un bambino intendo, perché in un giovane ha già stressato parecchio la fascia, un giovane soprattutto se è sportivo. Quindi non c'è dopo una regola fissa, ma ci sono queste adattabilità al singolo paziente, alla costituzione e quindi alla sopportazione. Quindi anche quando si tratta non bisogna insistere sempre solo in un punto, ma si può passare da un punto all'altro alternando anche il punto per esempio dei lombi col punto del torace o col punto del ginocchio. Quindi in genere in una seduta si trattano questi 3, 4, 5 punti al massimo, per creare però una riorganizzazione tensionale della fascia del corpo lungo delle specifiche sequenze, non a caso, ma secondo una logica della postura, dello spostamento del corpo nei tre piani dello spazio. La regola quindi base della manipolazione è quella di non agire dove si manifesta il dolore, perché lì c'è già l'infiammazione.
Se noi andiamo a manipolare in una lombalgia i legamenti sacroiliaci o lombosacrali, allora noi peggioriamo la situazione, perché noi andiamo a irritare già dei legamenti infiammati e rigidi. Noi dobbiamo capire qual è la sequenza che ha determinato questo conflitto, e in questo caso noi abbiamo trattato per esempio un retrolombi che ha normalizzato la tensione della fascia toracolombare, e di riflesso si è normalizzata anche il tono muscolare, e in questo dobbiamo dare atto che ha avuto una grande intuizione Ida Rolf, che diceva: inutile che noi cerchiamo di sistemare una vertebra, una lussazione vertebrale, perché è il muscolo che eventualmente mette in conflitto la vertebra. E poi ha aggiunto anche che il muscolo regola il suo tono in base alla fascia che lo contorna. Noi poi abbiamo aggiunto che questa regolazione si basa sul perimisio e sul fuso neuromuscolare. Rimanendo in questa immagine, noi vediamo che anche un dolore del ginocchio non andiamo a trattare il ginocchio direttamente, ma prima risaliamo ai motori e via discorrendo anche giù per il fondo, per il tallone. Quindi queste sono le indicazioni più chiare, più basilari, che sono adesso portate avanti da questi due miei figli, da Antonio e Carla, entrambi professori universitari, la Carla presso l'Università di Padova, che entrambi hanno scritto 150 articoli indicizzati in PubMed sul tessuto connettivo, sull'acido ialuronico, sulla fascia, sulla manipolazione fasciale, e a questo hanno contribuito anche i vari docenti della manipolazione fasciale che operano presso questo istituto che abbiamo lì a Padova o che operano anche nelle altre parti del mondo. Quindi io spero che anche voi che mi ascoltate vi associate in questa metodica per poter essere più di aiuto e più efficaci nel trattamento dei vari pazienti. E qui abbiamo la copertina di alcuni dei libri che ho pubblicato assieme ai miei figli in questi 30 anni, e che adesso questi libri, come vedete, sono tradotti in russo, in giapponese, cinese, in inglese, via discorrendo, in ben 13 lingue. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e sto a ascoltare adesso le vostre domande, e spero che abbiate gradito queste poche informazioni sulla manipolazione fasciale. Eccoci qui, siamo tutti. Grazie professore, complimenti, mamma mia, bellissimo, da brividi, veramente da brividi, una chiarezza espositiva, una calma ed esaustivo in ogni piccola parola, non c'era nulla da... Di solito quando uno prende gli appunti all'università cerca di riassumere, in questo caso era difficilissimo, e quindi credo che tutti quanti abbiano preso come oro colato le sue parole. Marco, tu hai notato qualche domanda, hai visto qualche domanda sul gruppo? Sì, io ho visto qualche domanda, però prima di fare le domande volevo strappare una promessa dal professor Stecco, di riaverlo qui con noi ad altri appuntamenti con il figlio Antonio e con la figlia Carla. Sì, io ne ho già parlato anche con Carla, ha detto che è contenta anche lei di poter condividere con voi altre magari presentazioni più scientifiche, più adatte a una che fa ricerca da vari anni sulla fascia, che ha fatto parecchie dissezioni di cadaveri non imbalsamati per poter studiare meglio la fascia, sia a Parigi che adesso anche a Padova hanno parecchie dissezioni proprio per questi studi. Perfetto. Allora ne faremo altri di incontri, così tutti quelli che ci stanno seguendo potranno approfondire ulteriormente. Una domanda, allora, la fa Ilaria Caputo e chiede se
le manipolazioni fasciali si possono fare in fase acuta. Lei prima un po' ha spiegato, però la domanda riguarda questo. Sì, in effetti è una domanda giusta, perché inizialmente io avevo cominciato anche utilizzando un po' il Siriax, eccetera, però spesso lavorando sui tendini che magari erano infiammati si creava un'ulteriore infiammazione. Mentre la manipolazione, come ho rimarcato nella penultima diapositiva, non agisce mai nella sede del dolore, ma risale all'origine, quindi anche in una periartrite acuta, che un paziente veramente soffre, perché una periartrite acuta veramente non lascia dormire, ecco, noi possiamo allentare le tensioni periarticolari lavorando magari o il collo o l'avambraccio o addirittura la schiena, cioè in base anche a quello che poi riferisce il paziente con l'anamnesi o con la raccolta dati. Ecco, in base a questa raccolta dati noi possiamo determinare magari perché lui ha male, questo paziente ha male la spalla. La spalla magari è solo in conflitto, è infiammata, è dolente, perché è sottoposta a una trazione tutto attorno eccessiva di difesa. Se noi allentiamo un po' queste tensioni fuori dall'area infiammata, noi possiamo aiutare quel povero paziente. Ok, sì. Allora ce n'è qui un'altra che è in sovraimpressione. E una collega dice: la lombalgia ha anche cause psicologiche e quindi conseguenze nella fascia? Come si affronta il problema e come si traduce nella fascia? Ecco, io nell'ultimo libro che uscirà quest'anno affronto alla fine anche l'aspetto psicologico, perché c'è sempre l'uomo ha una buona componente di psiche nel suo soma, e il soma può influire moltissimo anche sulla sua situazione psicologica. Quindi soprattutto se noi normalizziamo le tensioni fasciali, diamo quel senso di benessere, quel senso di rilassamento che molti pazienti dicono magari in seconda o terza seduta: sa, lei mi ha tolto anche non solo il dolore ma anche quel senso di ansia, di insofferenza, di tensione, di nervosismo che mi creava quel dolore. Quindi non è il nostro approccio un approccio verbale per la psiche, ma è capire intanto che c'è questa componente, senz'altro, perché la psiche è presente o come conseguenza o come causa anche, perché se seguiamo Reich, Logan, eccetera, sappiamo come il corpo assorba le tensioni e crei questi blocchi nelle varie parti del corpo, come la lombalgia potrebbe essere uno di questi blocchi psicosomatici. E noi naturalmente, sbloccando queste tensioni, a volte facciamo rivivere al paziente, che lui stesso si meraviglia, situazioni che le hanno creato quei blocchi, cioè scoppia a piangere e dice: ma cosa mi sta succedendo, non lo so perché. E perché noi lavoriamo, e però se lo sa l'operatore può dire: ma io non dice niente, ma capisce insomma che lì sotto quella tensione muscolare era inglobato un conflitto emotivo. Perfetto. Poi c'è Andrea Sergi che fa una domanda molto interessante. Dice: allo stesso modo di casi in cui non vi sono alterazioni nell'imaging ma ci sono sintomi, come mai alterazioni vistosissime di postura o alterazioni degenerative diffuse non causano a volte alcun dolore o alcun sintomo? Cioè, perché il corpo in quel caso ha trovato un equilibrio fuori asse, ma ha creato un equilibrio, tanto è vero che noi non consigliamo di fare una manipolazione preventiva, perché se noi non abbiamo delle indicazioni, se il corpo non segnala con un dolore, con una disfunzione interna, c'è insomma una disfunzione, non sappiamo dove andare a lavorare. Cioè, un conto è
una postura fuori asse, ma allora in certi momenti c'è una postura improvvisa, cioè viene dentro il paziente tutto storto, ma dice mi fa male, se mi raddrizzo mi fa male. Ma ci sono persone che hanno vistose scoliosi, che hanno gippi, eccetera, ma lì il corpo ha trovato un equilibrio, non gli fa male, e lì non è che noi possiamo intervenire o modificare un'alterazione strutturale così. Giusto. Okay. Nella manipolazione della fascia si agisce solo a livello periferico di densificazione della fascia o ci può essere anche un rimodellamento della percezione del dolore a livello centrale, cioè con meccanismi di top down? Sì, prima parlavamo di problemi psicosomatici, quelli che appunto curava Reich, Loewen, eccetera. Cioè la psiche che crea nel corpo questi blocchi muscolari, come una lombalgia. E così pure anche è vero il contrario, la somatopsichica è molto importante, cioè un dolore di schiena che si protrae per molto tempo, lentamente crea una depressione nell'individuo, una sfiducia. Io ho avuto ieri l'altro giorno un paziente che aveva un deficit del piede, all'improvviso non riusciva a più alzare il piede, è giovane questo, 38 anni, quindi non... Ed era entrato in uno stato di depressione, ha detto non dormo più, non mi è venuta una paralisi, a questa età sono rovinato, eccetera. Vabbè. Noi abbiamo lavorato non sull'emergenza del nervo dello sciatico popliteo esterno, ma abbiamo lavorato la loggia anteriore degli estensori, abbiamo sbloccato i fusi neuromuscolari dell'estensore delle dita e subito dopo il paziente ha cambiato volto, è diventato sorridente, ma cosa mi ha fatto? Ma sento già il mio piede che lo comando un po' di più. E era cambiato veramente il suo aspetto, il suo umore, e io sono sicuro che già da questa notte abbia dormito, abbia avuto un sonno più tranquillo, insomma. Quindi certamente il dolore, la sofferenza modifica anche lo stato d'animo. Filippo. C'è Andrea Nicolosi che chiede. Ci sei? Sì, ci sono. Andrea Nicolosi chiede, la manipolazione consiste in una semplice pressione più o meno intensa o in qualcos'altro? Allora, la manipolazione fasciale, inizialmente, ma poi l'ho cambiato, insomma, prevedevo di fare un excursus tra le varie manovre, perché per la fascia superficiale ci sono almeno 4-5 manovre da attuare, diverse della pressione. Per la fascia interna lo stesso. Noi abbiamo presentato solo il trattamento della fascia muscolare profonda, che anche qui non è sempre solo quella pressione che abbiamo fatto solo per la lombalgia. Perché in alcuni casi, soprattutto per le disfunzioni della coordinazione del gesto motorio, eccetera, quando lavoriamo le spirali o le diagonali, lavoriamo anche a livello articolare, ma lì con una mobilizzazione dei retinacoli, eccetera, quindi con una manualità leggermente diversa per riorganizzare il gesto motorio. Quindi tutto questo non potevo esporlo in una presentazione e anche con queste parole non penso di essermi fatto capire più di tanto. Però il nostro corpo è complesso e quindi noi possiamo adattare, ecco, infatti il motto della manipolazione fasciale è manu sapiens potens est, cioè solo conoscendo tutte queste variabili delle fasce, conoscendo tutte le interazioni della fascia con tutto il nostro organismo, quindi solo con una buona conoscenza, poi la mano si adatta
alle varie esigenze, modifica la pressione, modifica l'intensità, eccetera. Quindi non è così semplicistica come l'ho presentata, ma ho voluto essere, almeno spero un po', compreso su quello che è la base della manipolazione fasciale, cioè il trattamento della fascia profonda. Perfetto. Ne hai un'altra te, Enrico? Sì, c'è un'altra domanda e poi passiamo la linea a Filippo. Di Fausto Mazzone. Gentile professore Stecco, ho due domande. La prima, è possibile misurare in modo oggettivo durante la seduta la densificazione fasciale, ad esempio tramite l'ecoguida? Seconda, avete provato a fare delle ipotesi a carico della fascia per quanto riguarda le cause primarie di scoliosi idiopatica? Ecco, la prima domanda, qui spero che venga Antonio a fare una vostra videoconferenza, cioè un webinar, perché lui sta facendo varie ricerche sia negli Stati Uniti che qui, ma ha fatto con l'ecografo più di una prova a vedere come si modifica la fluidità della fascia, la quantità di acido ialuronico negli interstizi, eccetera. Quindi ci sono, lui sta addirittura anche sperimentando la ialuronidasi, cioè l'iniezione di questo prodotto che sostituirebbe l'attrito per modificare la consistenza della fascia profonda. Quindi ci sono varie ricerche, è uscito anche un articolo in cui proprio si documenta con una specie di risonanza magnetica, che mi sfugge adesso il nome di questo strumento, sempre in America usato, dove si vede la differenza proprio tra il punto trattato prima e dopo il trattamento. Quindi ci sono varie ricerche su questo campo. Poi l'altra sulla scoliosi, non me la ricordo, cos'era? L'altra è se i problemi della fascia potessero essere causa di scoliosi idiopatica, cioè sì, riscontrare sì, la sì, scoliosi. Sì. Prof, voglio dirle una cosa, inerente all'ecografo per la densificazione, inerente praticamente alla ialuronidasi, quell'enzima che va a degradare l'acido sì, idrolo. Per quanto concerne la densificazione, quindi lo stato di cristallizzazione fasciale, ovvero quando sappiamo perfettamente che la sostanza, la matrice extracellulare diventa gelificante, cristallizzata, no? Sì. In quel caso noi valutiamo durante il movimento stesso, fatto con un ecografo con una onda a frequenza molto alta, quindi superiore ai 12 Hz, andiamo a valutare proprio l'assenza o la limitazione del movimento. Però come si può evincere questo? Si può evincere innanzitutto nella zona dolente, dove possiamo avere anche uno degli stati dell'infiammazione, oltre sì, che ci potrebbe essere in comparativa un'ipotrofia, e dall'altro lato invece la mobilità fasciale è completamente diversa. Quindi noi riusciamo capire essenzialmente anche prima del trattamento, poi fatta l'ecografia e dopo il trattamento, se abbiamo avuto una diciamo solidificazione, ovvero da gel diventa sol, sì, la sì, cellulare. Sì. Questo era giusto sì, sì, un per rispondere al collega. Per quanto bene, riguarda, ha detto la fascia in ambito scoliotico, come sì, sì, per la scoliosi, sì, in effetti. A volte si definisce scoliosi idiopatica perché non si capisce la causa, eccetera. La risposta viene nel caso di una scoliosi, sempre giovanile naturalmente, collegata anche nella raccolta dati succede che ci sono stati dei traumi, cadute facendo pattinaggio, quindi deviazione del coccige, postura antalgica, eccetera. Quindi se noi togliamo quella postura, chiamiamola antalgica, che però magari per un'indagine subito radiografica c'è la scoliosi, non c'è nessuna idiopatica, non si sa perché. Ma se noi abbiamo
questa visione della fascia come elemento di coordinazione motoria e che il corpo, per neutralizzare un dolore, prende queste posture antalgiche inconsce, poi per il giovane è facile assumere queste posture antalgiche, che è elastico il giovane, e quindi lui quasi in pochi giorni assume questi compensi posturali, non sente più il dolore, però alla prima radiografia, ma guarda che schiena storta. Ma perché? Perché lui, il suo corpo, per non sentire quel dolore della caduta, del trauma o delle altre cause, insomma, ha assunto quella posizione. Io ho avuto dei casi che, palpando, si trovavano queste contratture, queste densificazioni fasciali, questi dolori, si lavorava a quel punto e la radiografia successiva evidenziava un buon risultato. Ok, grazie prof. Marco, vorrei lasciare un po' la parola a Filippo, prego, che l'abbiamo azzittito, come diceva Totò, io mi azzittisco. Allora, togliamo un attimo l'audio a me, te, così facciamo parlare. Filippo, ne ha fatto... Io mi meraviglio veramente, perché ho seguito parecchi webinar dell'evoluzione, e Luigi Stecco fa parte di queste persone che hanno creato questa evoluzione, e per quello io lo ringrazio, perché pensavo che per arrivare allo stesso obiettivo abbiamo tante strade diverse, ma la cosa che ci accomuna è la visione globale della persona. E il tuo metodo, la tua metodologia ha un grande privilegio, una cosa molto positiva, è che c'è una ricerca scientifica, c'è anche una metodologia. Non è buttato così, metto le mani, lo che c'è, eccetera. Anche che sì, questa parte è molto importante, è ovvio. E dunque possiamo veramente parlare di una metodologia. Io posso testimoniare, perché nella struttura dove consulto abbiamo tanti fisioterapisti formati in diverse rami, diciamo, e abbiamo due o tre fisioterapisti che praticano la tua metodologia. E devo dire che è molto complementare della terapia osteopatica posturale, talché io, lavorando così, non ho bisogno di vedere la gente 10 volte, 15 volte, io vedo una, due, tre volte, a scadenza, con fisioterapisti che fanno un lavoro dove complementare quello che faccio, perché nessuno di noi ha una panacea. È fantastico di vedere come possiamo passare attraverso tante strade. Sì, per esempio, eri un specialista della medicina tradizionale cinese, avrei parlato delle tue strade, come arrivi, con dei risultati. Dunque, lo che mi piace è la metodologia di Luigi, e dietro c'è tanto lavoro, lo ripeto, è una metodologia dove ci sono dei approcci che direi quantificati. E questo è molto, molto importante, perché se non c'è una diagnosi, alla fine il trattamento è la parte la più veloce, perché dietro c'è un grande lavoro. E leggevo che il grande maestro è quello che manda una freccia o due. Il principiante manda 1000 frecce. E credo che facendo una bella anamnesi, una bella valutazione e anche un po' di esperienza, puoi mandare qualche freccia. E questo permette al paziente di essere veramente curato. Significa curato a livello eziologico, cercare le cause. È ovvio che tu avrai delle cause e io vedrai altre cause. Io vedo le sindrome di disarmonia posturale, eccetera, eccetera. Ma alla fine, non dico che parliamo lo stesso linguaggio, ma sono delle strade diverse per arrivare a Roma. L'importante è essere logico, che c'è dietro una certa logica. E poi la capacità, grazie penso al lavoro dei tuoi figli, e penso che ogni padre sarebbe fiero di avere dei figli così che riprendano e che fanno della ricerca, che sono andati in profondità. E questo crea, a livello di questa metodologia, un aspetto moderno,
un aspetto moderno perché c'è una ricerca. E attualmente per parlare in un modo ufficiale, se non hai dietro qualche lavoro di ricerca, non vai da nessuna parte. E dunque, veramente meravigliato e complimenti. Complimenti Luigi, perché hai detto all'inizio che non ti piace troppo insegnare, credo che erano tutti con la bocca aperta ascoltati, perché dietro c'è tanta esperienza e la difficoltà è di trasmettere l'esperienza, perché ci sono tante persone che sono molto brave, ma quando vai vicino a loro impari poco, devi indovinare, e poi c'è chi ha la capacità di insegnare e tu l'hai. Grazie. Bene, io ringrazio Filippo veramente per queste belle parole, ringrazio di nuovo tutti gli organizzatori per avermi dato questa grande opportunità di avvicinare più persone e ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie. Grazie a lei prof, salutiamo tutti, vi ricordo l'appuntamento di stasera con Alberto Ferrante, Marco Bonifacio, Danilo Di Filippo e Francesco Condemi, che parleranno del CABAT e PNF, quindi il reclutamento delle unità motorie con la propriocezione neurofacilitata. Professore, la ringrazio ancora. Filippo, trattieniti un attimo in linea, che appena finiamo un secondo solo. Io che... anche volevo, Enrico, ecco Maria, qua, mettiamo volevo il jingle. Anche io salutare... scusa, sì, salutare il professor Stecco. Sì, senti. Sì, vai, vai Marco, scusa. Volevo anche io ringraziare il professor Stecco, il professor Cagliazzo, anche il professor Saggini. E poi volevo dire una cosa al professor Stecco. Io ho sentito una sua bellissima intervista su Fisio Podcast di Alessandro Anceschi. Ah, sì? E gli facciamo gli auguri di pronta guarigione perché sta guarendo dal Covid. Ah, e quindi tutto il gruppo gli fa gli auguri di pronta guarigione. Bene, anch'io mi unisco a questo. Anche io, fa piacere in questo momento. Grazie mille e alla prossima allora, con la promessa. D'accordo, grazie, arrivederci grazie. A tutti. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Quello che ha presentato il suo podcast. Grazie ancora, grazie a tutti. Filippo, ok, volevo far rimanere pure Marco, va bene, ok, eccoci qua.